Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4. Eravamo rimasti nel nostro ultimo episodio che avevamo sedotto Leonardo Fabbri. Ora dobbiamo capire come muoverci. Ah, fatemi vedere, costa 10.700. Lo volevo vedere già da un po', mi sono sempre dimenticata. Allora, ragazzi, abbiamo sedotto Leonardo. Adesso il discorso è, per non fare lo stesso errore che abbiamo fatto con Don Lotario, o lo facciamo venire a vivere con noi, oppure, o lo facciamo venire a vivere con noi, oppure dobbiamo provare ad invitarlo a casa e cercare di... chiamiamo il servizio di riparazione. O lo facciamo venire da noi, o non so. Perché io, ragazzi, ho letto che è evasivo, però non c'è scritto il tratto, diciamo, come si dice? L'aspirazione, ecco ragazzi, non mi veniva l'aspirazione. Quindi l'unico problema che io mi pongo è se io lo faccio venire a vivere a casa mia e mettiamo su famiglia, tra virgolette, mi ritrovo le corna, tra parentesi, non lo so. Perché comunque lui ha, nonostante tutto, ha accettato di diventare il mio ragazzo. Quindi non lo so, ragazzi, sto facendo difficoltà a capire. Se avete qualche suggerimento, ovviamente scrivetemelo sotto nei commenti, ma sto capendo poco, ragazzi. So solo che vorrei mettere su famiglia, diciamo, cambiare casa, fare una casa un po' più bella. E non sto riuscendo a trovare un modo per mettere su famiglia. La cosa mi dispiace. Intanto apro la galleria e vedo se c'è qualche casa. Lotti. Ok. Allora, deve essere con al lavoro e nuove stelle. Stop. Io non ho altri pack. Vediamo ragazzi se c'è una casa alla nostra portata. Perché altrimenti succede che se noi prenotiamo, per esempio, che ne so, una casa che contiene un sacco di questi pacchetti, è capace che poi ce la ritroviamo tutta vuota, capito? Vabbè, materiale gratuito non mi importa, non è un problema, ma tutto il resto sì. Ah, ragazzi, un giorno mi piacerebbe prenderli praticamente tutti questi pacchetti. Bella quella casina. Vediamo un po', ragazzi, se io ne scarico una, vediamo cosa succede. Sì, ci sta mettendo un po', me ne rendo conto, eh. Ok, allora. Ne vorrei una abbastanza grande. Ce ne sono tantissime, ragazzi. Una carina, fatta bene. Questa mi piace. Se io le metto in base... Se io le volessi mettere in base allo scaricamento. Più popolare. Ok. Questa credo sia carina, ragazzi. Madonna, questa che bella. Questa mi piace. Ma me la dà non arredata? Ok. Se io la metto nella mia biblioteca, è un esperimento che sto facendo con voi, ragazzi. Se io la volessi usare. Ah, quanti fondi? 82.000. Vabbè, ragazzi, attenzione. Abbiamo la possibilità di...
utilizzarla eventualmente in base ai fondi. Vediamo un po' cosa mi dà con 20.000. Questa mi piace tanto. Anche questa. A me piacciono queste case un po' particolari, ragazzi. Questa com'è? No, non mi entusiasma. Troppo piccola. Cioè, è bella all'esterno, ma è piccola all'interno. Anche questa è molto piccola. Io direi, ragazzi, che a questo punto accumuliamo i soldi per piazzare quella di casa. Perché queste, vedete, sono dei buchi. Se io voglio mettere su famiglia, come faccio? Devo fare altri soldi? Non siete d'accordo?